Música leggere e crescere il tema di cui parleremo oggi è dalla stazione spaziale internazionale allo spazio profondo è un, un tema che non si limita soltanto a compiere un viaggio nello spazio e nel tempo è un viaggio che parte da oggi per andare fino all'origine dell'universo e non è nemmeno solo un viaggio nelle ultime scoperte della scienza quello di cui vogliamo parlare oggi infatti è un viaggio che parte dall'universo per arrivare poi fino all'uomo e al senso della nostra esistenza eh, ma io partirei subito con le parole del pape Emerito Joseph Ratzinger in un incontro che lui ha avuto nel 2011 con gli astronauti della stazione spaziale internazionale. Vediamo. Humanity is experiencing a period of extremely rapid progress in the fields of scientific knowledge and technical applications. In a sense, we are our representatives spearheading humanity's exploration of new spaces and possibilities for our future. Going beyond the limitations of our ev everyday existence. We all admire your courage as well as the discipline and commitment with which you prepared yourselves for this mission. We are convinced you are inspired by noble ideals and that you intend placing the results of your research and endeavors at the disposal of all humanity and for the common good. Queste le parole del Papa Emerito Joseph Ratzinger. e Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di questo incontro di oggi. Abbiamo il professor Roberto Battiston, docente di fisica sperimentale all'Università di Trento e già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, e padre Gabriele Gionti, cosmologo della Specola Vaticana. Intanto grazie per essere qui con noi oggi in questo nostro viaggio che. Appunto, arriverà come dicevamo fino alle domande che l'uomo si pone davanti all'immensità dell'universo. Io inizierei proprio a commentare eh, con voi queste parole di Papa Ratzinger. Ci sono tanti temi in queste parole, i temi della esplorazione, i temi dell'uomo che comunque va oltre i propri limiti, lo spazio lo sappiamo è un ambiente estremamente sfidante eh, ed è un ambiente nel quale soprattutto l'uomo non si è sviluppato, noi siamo nati sulla Terra, ci siamo evoluti sulla Terra ma adesso vogliamo diventare spaziali. Poi c'è il tema del progresso rapidissimo che stiamo vivendo. Eh, quindi coglierei appunto questa opportunità, professor Battiston, per iniziare a parlare con lei. Giunti del rapporto tra la scienza e l'uomo per capire che cos'è soprattutto la scienza e che cosa va a conoscere e l'uomo come si pone nei confronti della scienza, professore. Ma guardiamo solo questo incredibile video in cui il papa Ratzinger parla con molti astronauti perché era la somma di due diversi equipaggi che stavano dando il cambio. Tra l'altro, era il periodo in cui veniva installato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, proprio AMS, di cui poi parleremo dopo. L'esperimento che abbiamo realizzato per cercare l'antimateria. E quegli astronauti rappresentano veramente il mondo: ci sono russi, americani, ci sono italiani, ci sono altre nazionalità, tutti assieme al lavoro su un progetto comune che è un progetto di pace. È veramente qualcosa di straordinario, risorse, tecnologia, volontà politica al massimo livello per uno sforzo comune e di prospettiva pacifica. Dobbiamo ricordarci che lo spazio è molto spesso anche questo e dobbiamo lavorare affinché rimanga questo. Eh, padre Gabriele, come diceva il professor Battistone, lo spazio è pace, lo spazio è andare tutti insieme per conquistarlo, la Terra è... In fondo una grande astronave, o anche piccola, anzi siamo piccolissimi, una piccolissima astronave. Questo eh, ci pone nei confronti dell'universo, pone delle domande all'uomo. Noi sulla Terra ci sentiamo forse a volte un po' onnipotenti, poi invece se ci guardiamo da fuori ci rendiamo conto che l'uomo è altro. Sì, credo che lo spazio ci ponga sempre delle domande che più o meno sono le solite, fin dall'antichità, perché l'uomo, fin dall'antichità... Uh, è stato sempre meravigliato guardando il cielo e ponendosi domande fondamentali tipo da dove veniamo chi siamo dove stiamo andando e in, in parte la scienza uh, risponde a queste domande che sono domande che abitano profondamente il cuore dell'uomo e questo ha permesso nei secoli questo come dice aristotele questa questa meraviglia ha permesso all'uomo di rispondere a domande che si era posto sin dall'antichità e che di fatto hanno anche migliorato la sua vita. E in alcuni casi l'hanno peggiorata, tipo diciamo, le conseguenze delle armi, le guerre, eccetera, eccetera, però eh, la scienza ha questo più, questo, questo valore positivo che sicuramente ha migliorato la vita dell'uomo e ha risposto a domande che abitano la sua anima. La scienza risponde alle domande dell'uomo, però non risponde a tutte le domande. Forse questo insomma, lo vedremo nel corso di questa nostra chiacchierata e arriveremo in fondo a capire quali sono le domande a cui la scienza non può rispondere probabilmente o non riesce ancora, lo vedremo tra pochissimo. Partiamo invece, professore. Lei citava proprio in questa, nella sua prima... Risposta all'esperimento IMS, che appunto è stato messo sulla Stazione Spaziale Internazionale proprio eh, nel 2011. È un esperimento che, eh, di cui lei fa parte eh, ed è un esperimento molto importante perché è proprio il nostro punto di partenza di questo viaggio verso i confini dell'universo che parte dall'orbita bassa, cioè dalla Stazione Spaziale Internazionale. 400 km sopra la Terra. Ma per arrivare a conoscere l'universo, ma possiamo conoscerlo veramente? Cosa ci dice questo esperimento? Perché partiamo da qui oggi nel nostro dibattito. Ma diciamo, nel caso particolare, quello AMS, che vuol dire Alpha Magnetic Spectrometer, lo spettrometro magnetico della stazione spaziale Alfa, che era il nome originale della ISS, e sfrutta il seguente fattore. Quando siamo al di fuori dell'atmosfera, certi tipi di radiazione che raggiungono la Terra, in particolare i raggi cosmici che sono delle particelle, protoni, elettroni, ma anche atomi, nuclei atomici più pesanti, ehm, che non passano all'atmosfera, di essere invece registrati, osservati, studiati con grande precisione, in particolare per mettere in evidenza quella piccolissima componente di antimateria, di antiparticelle che è mescolata ai raggi cosmici e che ci racconta qualche cosa eh, su fenomeni rari o magari nuovi nel cosmo. In particolare, il concetto di antimateria introdotto negli anni 30 da Dirac, rivoluzionario Oggi ormai eh, ci dobbiamo essere abituati, ma è comunque qualcosa che scuote le nostre, le nostre menti. Eh, riguarda il fatto che ad ogni tipo di particella elementare, quindi un protone, il neutrone, l'elettrone e così via, esiste un'antiparticella con le caratteristiche simmetriche che, se messa in contatto con la sua particella, si annichila in un lampo di luce. Ora questo è quello che è successo al Big Bang, quindi subito ci si riporta indietro i 13 miliardi 700 milioni di anni in quel momento particolarissimo in cui dal nulla energia, materia, eh, cariche elettriche, eh, eh, luce di ogni genere è, è, è apparsa con un processo di cui ancora stiamo indagando le caratteristiche ma che certamente all'inizio aveva tanta materia quanto antimateria. C'è stata una grande annichilazione, un lampo iniziale e oggi riteniamo che si sia annichilito, annichilita il, il, tutta la materia con tutta l'antimateria entro una parte per miliardo. La parte di miliardo di materia che è rimasta siamo noi in questa stanza, in questo momento a discutere in questa... In questa... Trasmissione: cioè tutto ciò che ci circonda, dell'universo vicino, è fatto di materia, ma sappiamo e lo usiamo negli ospedali quotidianamente che esistono le particelle anti, quelle che. In un mondo dominato da materia non possono sopravvivere. Nello spazio possono sopravvivere molto più a lungo e forse in certe zone del cosmo sono dominanti pure loro. Quindi il fascino di questa ricerca è capire se vediamo antinuclei di elio, di carbonio, di ossigeno che ci farebbero indicare con certezza l'esistenza di isole di antimateria magari non troppo lontane da noi. Da queste parole, professor Battistone, c'è una cosa che mi colpisce sempre quando parliamo di quello che conosciamo l'universo. Spesso si usa il condizionale, dovrebbe forse parte di... Quindi noi stiamo cercando di capire come è fatto l'universo. Pate Gabriele, un dato interessantissimo è che noi, quello che conosciamo, quello che vediamo, è solo il 5% di quello di cui è fatto l'universo. Il resto del 95%... A noi è assolutamente sconosciuto, e fa parte di questo mondo condizionale. Quindi, di questo mondo che noi stiamo indagando. Che cosa sappiamo in questo momento? Ci sono delle certezze, delle conoscenze sul nostro universo, oppure siamo ancora così indietro? Che abbiamo ancora tantissima strada davanti da fare? No, noi abbiamo per adesso i nostri modelli scientifici ci dicono che il nostro universo è nato. Come ha detto giustamente il professor Battistone con un Big Bang eh, 13,7 miliardi di anni fa. E usiamo la metafora dell'esplosione, perché in realtà non lo sappiamo: una fase molto densa dell'universo in cui la materia era molto concentrata. Eh, le equazioni che descrivono questo primo istanti sono le equazioni di Einstein e che sono singolari, e da questa singolarità noi diciamo che. Sostanzialmente c'è stata una fase molto densa e da cui l'universo si è, è cominciato, si è espanso. Poi sappiamo che abbiamo avuto un periodo in cui l'universo si è espanso accelerando eh, notevolmente più di quello che ordinariamente fa eh, attraverso una fase che si chiama inflazione, e poi la, si è formata la prima stella, le prime galassie fino ai giorni nostri però in tutto questo modello che riusciamo a descrivere mancano alcuni ingredienti. Eh, uno diciamo eh, sappiamo che la, per spiegare la, la, delle, la velocità di rotazione delle galassie dobbiamo introdurre un ingrediente che si chiama materia oscura, e poi nel 1998 abbiamo scoperto che non solo l'universo si è espanso, ehm, eh, decelerando, ma addirittura accelera, e questo lo spieghiamo con l'energia oscura. e Purtroppo eh, dobbiamo dire purtroppo perché sembra un po' un paradosso: però ehm, la materia oscura è circa il 23%, l'energia oscura è il 68%, quindi più o meno eh, la materia osservata che osserviamo è solo il 5%, quindi diciamo. Eh, questo significa, dal punto di vista scientifico, c'è ancora molto da spiegare perché la materia oscura non sappiamo cos'è, è appunto, oscura Abbiamo varie ipotesi che, giustamente, il professor Battistone ha accennato. L'energia oscura rimane ancora un qualcosa più difficile perché abbiamo delle ipotesi. Eh, però grazie a questa ipotesi, noi spieghiamo l'accelerazione che agisce come una controgravità e che non riusciremo a spiegare altrimenti. Ecco, quindi quando parliamo cioè, quindi... di oscura. Eh... È solo perché non sappiamo di preciso che cos'è, non perché, ecco, questo per sgombrare di... il campo da tutti i complottisti che ci sguazzano in queste cose, o da questi che appunto fanno qualsiasi teoria, purché sia assurda, oscura semplicemente perché per noi è oscuro. E la sua esistenza non riusciamo ancora a spiegarcela, non la vediamo, però c'è. E questa è una delle cose, anche assolutamente interessanti, professor Battistone. Questo esperimento IMS, di cui abbiamo appena parlato, e che fra l'altro tutti abbiamo visto recentemente Luca Parmitano fare delle passeggiate spaziali pazzesche per eh, continuare a farlo lavorare, che non era previsto. Quindi, questo è un grande successo anche no, della, nostra, della nostra ricerca di questo esperimento. Lei parlava di particelle, parlare di particelle quando si pensa all'universo è un infinitamente grande che noi cerchiamo di spiegare con un infinitamente piccolo, un infinitamente grande che è nato da qualcosa di praticamente invisibile, le particelle. Eh, e questo ci fa passare dallo spazio a sottoterra, al CERN, a Ginevra, dove si studiano le particelle. Sono due mondi che si sostengono uno con l'altro, che si spiegano uno con l'altro, cioè la scienza così che sembra così diversa in realtà si unisce quando si studia l'universo? Ma assolutamente sì. Eh, la cosa straordinaria che dobbiamo a, alla scienza, veramente il pilastro centrale che è stato esplicitato con molta efficacia e forza da Galileo, è questa questione che la scienza è descrivibile in termini matematici. Che cosa vuol dire questo, al di là del fascino che c'è un linguaggio particolare che ci mette in contatto con la realtà? è che la matematica vale qui, vale a miliardi di chilometri di distanza, vale oggi, vale ieri, cioè se c'è un processo, una legge fisica eh, che è stata verificata e osservata e magari dedotta da alcuni principi profondi, eh, non c'è nessun motivo per pensare che non valga dappertutto, in tutte le condizioni. Quindi la conseguenza di questo, che se è una cosa grande, ma contemporaneamente ho capito che sono dei mattoni piccoli, non c'è alternativa a pensare che la cosa grande sia composta da tutti i pezzettini, le leggi fondamentali che riguardano i mattoni piccoli. Questa è una cosa, se ci pensiamo un attimo, vista l'immensità dell'effetto, è veramente straordinaria. Noi abbiamo studiato gli acceleratori e gli esperimenti a, a terra nell'ultimo secolo in particolare, ma anche, anche un po' prima. Ehm, le Proprietà della materia nelle condizioni infinitesime, gli atomi, gli elementi subatomici, le particelle, i campi elettromagnetici e tutto ciò che abbiamo imparato e che continuiamo a imparare. Lo possiamo estrapolare per descrivere stelle, galassie il Big Bang, anzi da questo punto di vista eh, il Big Bang è la grande prova che è sotto, qui, sottoposta la nostra comprensione delle leggi fisiche perché ci spinge ad applicare questa matematica delle equazioni fisiche in condizioni in cui sappiamo che dal punto di vista matematico si può andare all'infinito, ma da un punto di vista della realtà fisica ci deve essere qualche cosa che a un certo punto pone una finitezza, la meccanica quantistica ci obbliga a pensare a scale sotto le quali l'osservabile non è più un punto piccolo, 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 nascono delle onde, nascono dei processi eh, con teorie eh, tipo le stringhe che, che cambiano radicalmente il nostro modo di vedere infinitamente piccolo. Questa cosa che si tiene dal grande al piccolo è veramente affascinante. Ricordiamo che al CERN, negli urti ad altissima energia degli acceleratori di particelle, le stessi che hanno portato alla scoperta dell'X, quindi eh, tutti quanti ne abbiamo tenuti a parlare, riusciamo a riprodurre le condizioni che riteniamo vicine al Big Bang a livello di microsecondi o frazioni di microsecondi che sembra un numero molto piccolo, milionesimi di secondo, ma in realtà poi i, i, i teorici come Padre Gionti si spingono molto, ma molto, ma molto più in là nel cercare di capire che cosa è successo. E a un certo punto le leggi fisiche di cui stiamo parlando si rivelano inadeguate. Eh, padre Gionti, appunto, questo è un altro capitolo estremamente affascinante della cosmologia, dello studio dell'universo. La matematica arriva a un certo punto. Lei, come teorico, può andare oltre certi anche limiti temporali con la, diciamo, quella che spesso viene chiamata speculazione, che speculazione non è, cioè sono ragionamenti profondi dell'intimo della materia. Eh, fino a che punto si spinge un teorico come lei? Esiste un punto oltre il quale anche la teoria non va più? Adesso, appunto, in che, in che frazione di secondo siamo nella conoscenza dell'origine dell'universo? Dunque, come giustamente ha sottolineato il professor Battistone, eh, al CERN si fanno esperimenti vicino al Big Bang, però per avere un ordine di grandezza, diciamo, dobbiamo pensare, per esempio, recentemente nel 2012 è stato rivelato il bosone di Higgs e, e il bosone di Higgs si è generato eh, 10 a meno 10 secondi dopo il Big Bang. La, il tempo della gravità quantistica, che dovrebbe essere questa teoria che unifica la meccanica quantistica che il professor Battistone citava, con la gravità, cioè co come funzionano le cose a larga scala nell'universo, con, con eh, come funzionano le cose nella fisica a scale basse, l'ordine di grandezza è 10 a meno 43 secondi, quindi. Diciamo dal punto di vista dell'energia necessaria per raggiungere questi 10 a meno 43 secondi, purtroppo, anche se abbiamo un limite, siamo ancora ben lontani da raggiungere questo, questo, diciamo, questo, questa energia che è detta appunto il tempo di Planck. Eh, il tempo di Planck, che è un limite che esiste nelle nostre equazioni, che uno può calcolarlo però che per adesso non sappiamo ancora fenomenologicamente cosa succede e, ah, però abbiamo devo dire nonostante il fatto che non sappiamo ancora cosa succede abbiamo varie teorie che cercano di spiegare come funziona la gravità a scale di Planck diciamo una è la teoria delle stringhe che il professor Battistone ha citato e che ipotizza che esiste una Qualcosa più fondamentale di una particella che è la stringa, e poi ci sono altre teorie che diciamo, i, gli addetti ai lavori chiamano più conservatrici, diciamo, e sono la teoria di loop quantum gravity, asintotic safety: che credono che in realtà non si deve unificare tutte le forze fondamentali come fanno le stringhe un'unica forza, una superforza. Che deriva, da, da, che deriva dalla stringa, ma eh, che bisogna quantizzare la gravità, cioè unificare semplicemente la verità generale con la meccanica quantistica, indipendentemente dalle altre forze. Questa sarebbe la prima forza da cui si origina tutte le altre. Però siamo ancora a livello di pura speculazione, non abbiamo nessun esperimento che ci possa dire di fatto eh, quale sia la teoria giusta o fare luce in quale direzione dobbiamo andare, perché appunto se non pensiamo, sto pensando al, al corpo nero, Planck eh, riuscì a introdurre il concetto di quanto di energia proprio perché c'era un, un esperimento all'inizio del Novecento e non si riusciva a spiegare. Eh, in analogia oggi non abbiamo, dobbiamo dire, un esperimento che ci permette di dire qual è eh, la teoria di gravità quantistica giusta, questo è un, un grande problema. E questo, professor Battistone, ci porta a un altro grande limite forse nello studio della, della cosmologia, ma della scienza in generale. La scienza va avanti per esperimenti, cioè noi dobbiamo dimostrare una teoria. L'abbiamo visto anche insomma, recentemente in tutto quello che è capitato su questo pianeta, la scienza non dà risposte immediate. Ci diceva padre Gabriele che ci vogliono anni, ci vogliono teorie, bisogna trovare il modo di dimostrarle, a volte mancano gli strumenti o manca la tecnologia stessa. Il linguaggio della matematica è estremamente complesso. Questi tempi lunghi, professor Battiston, ci porteranno eh, prima o poi a dare una risposta a questa grande domanda dell'origine dell dell'universo, di come si è formato l'universo? Eh, avremo delle, delle certezze. Io penso a Einstein, ci sono voluti cento anni per arrivare dalla teoria a osservare nell'universo. Eh, quello che lui aveva predetto e in mezzo ci sono stati scontri e persone che ci hanno proprio litigato su sulla questione sulle questioni della gravità di Einstein quindi quando c'è un quando riusciremo ad arrivare a dire come si è formato l'universo secondo lei o è proprio una, un limite fisico e mentale insormontabile Ma, eh... Credo che mh, ci sia speranza per uh, un futuro molto interessante. Cioè, non dimentichiamoci che la scienza è... Eh, Un'acquisizione che l'uomo ha fatto in tempi recentissimi, cioè Galileo nel 600, sono quattro secoli fa. Eh, l'uomo esiste da centinaia di migliaia di anni. Le nostre civilizzazioni esistono da 10.000 anni. In 400 anni abbiamo fatto dei progressi che oggi stanno crescendo letteralmente in modo esponenziale. Pensiamo alla predizione di Einstein delle onde gravitazionali, cento anni le abbiamo osservate, è uno dei casi più clamorosi, ma ci sono tantissimi altri esempi di quanto rapidamente oggi la scienza procede nel analizzare elementi piccolissimi, dettagli apparentemente insignificanti che però cambiano il nostro modo di vedere le cose. Quindi il progresso che sta oggi avvenendo è rapidissimo. Abbiamo anche a disposizione i computer sempre più potenti, credo che la scienza sarà aiutata dal, dal calcolo di tipo intelligente artificiale per trattare grandi quantità di dati e arrivare meglio ai risultati. E poi non dimentichiamoci di un'altra cosa. La grande bellezza dell'atto scientifico, dello scienziato, è la sua capacità di escogitare dei modi apparentemente imprevedibili per verificare e studiare eh, i fenomeni eh, che, sono, che sono interessanti. Il Big Bang, da un certo punto di vista, può essere visto come il più grande acceleratore di particelle mai concepito. Voi direte, ma non lo possiamo controllare, è avvenuto una volta tanto tempo fa? Sì, però l'eco di quello che è successo ci arriva addosso adesso. Per esempio, l'eco del Big Bang, che è la, eh, il, il fondo cosmico di radiazione, una frequenza tipica delle antenne televisive che, che arriva quotidianamente sui nostri tetti e diciamo crea una volta forse lei è troppo giovane, ma eh, c'era la televisione in bianco e nero che mostrava le, le, le immagini rumorose, no? Bene, sapete che un 10-20% di quel rumore è l'eco del Big Bang, cioè noi siamo immersi in quella radiazione e con strumenti oggi molto potenti riusciamo a vedere in un grande dettaglio eh, come è fatto, come è distribuito, come ci sta raggiungendo. Bene, negli ultimi dieci anni... Abbiamo cercato, e per un certo momento abbiamo pensato di esserci riusciti, di vedere un fenomeno, un'impronta in questa, questa radiazione, le onde elettromagnetiche ci raggiungono, un'impronta legata all'interazione delle onde gravitazionali all'inizio dei tempi, quindi proprio frazioni di nanosecondo dopo l'inizio. L'avessimo confermata, perché poi l'osservazione è stata ridiscussa e oggi non è più considerata valida, anche se molti la stanno cercando con maggiore sensibilità, avremmo letteralmente visto l'esito di una reazione elementare violentissima che è avvenuta all'inizio dei tempi. Una sorta di acceleratore cosmico di dimensioni imparagonabili con nessun'altra cosa, ma che l'uomo sta cercando di, di utilizzare per imparare qualche cosa proprio in quell'intervallo di valori, di, 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 di parametri, di cui parlava prima Padre Gionti, che è la sfida attuale del. del, 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 del del, de, del bordo oltre al quale la teoria si sta in qualche modo uh, affacciando. Bene, l'uomo è in grado di pensare, di usare. Il Big Bang come strumento di laboratorio. Beh, io trovo questa cosa fantastica. La nostra debolezza, la nostra piccolezza, la nostra, eh, siamo fatti di una materia che tra l'altro è residuale e noi siamo fatti del 5%, diciamo così, di scarto del 95% che non riusciamo a vedere. Beh, nonostante questo, nonostante la nostra finitezza, riusciamo a interpretare i segnali che vengono dal Big Bang come se fossero uno strumento di laboratorio. Io trovo la cosa fantastica. Sì, è una cosa estremamente affascinante, padre Gabriele, la finitezza dell'uomo, la nostra piccolezza, eh, però l'uomo è in grado con la sua mente di guardare l'universo eh, e di studiarlo e in fondo di conoscere se stesso. È un viaggio questo che porta inevitabilmente a un senso religioso, e, ma è un rapporto conflittuale questo, cioè eh, spesso si parla di scienza e fede come eh, diciamo due mondi diversi che non sono in grado di dialogare tra loro o invece no c'è un dialogo c'è un aiuto questo gradino oltre il quale non possiamo andare è ehm, l'uomo come si pone davanti a questa infinitezza dell'universo e alla sua finitezza allo stesso tempo che però lo rende grande perché possiamo capire l'universo sì sicuramente come diceva all'inizio l'uomo fin dall'inizio è stato Molto impressionato, possiamo dire dal, dal, guardando il cielo, da questa infinità in cui era proiettato, e la scienza moderna riesce eh, a spiegarci, eh, nei limiti, appunto, del, delle osservazioni sperimentali, come è fatto questo universo. Però pone anche delle domande, delle domande, diciamo all'uomo del tipo ma in realtà la scienza riesce veramente a spiegare tutto perché ehm, soprattutto nel passato adesso un po' di meno eh, si credeva che in realtà la religione fosse una superstizione eh, perché appunto vediamo nella Bibbia che c'è anche una descrizione dell'universo che in realtà era l'universo eh, dell'epoca dell semitica di come i popoli semitici si spiegavano l'universo e, e oggi abbiamo una spiegazione diversa dell'universo, completamente diversa come accennato prima l'universo universo addirittura in espansione eh, addirittura accelera eh, tutte quelle cose che ho detto e quindi si ha l'impressione che mh, eh, la scienza possa spiegare tutto, ma in realtà come sappiamo molto bene la scienza non spiega il senso delle cose, spiega appunto come va il mondo, come diceva Galilei, però non, non risponde alle domande fondamentali dell'uomo, che comunque è lo stesso uomo degli inizi che si domanda perché esisto, dove vado, qual è il senso della mia vita, sono domande a cui la scienza di fatto eh, non risponde. Aiuta però molte volte a porre ulteriori domande all'uomo e quindi questo è molto importante, cioè questa precisione, questa capacità che definirei quasi infinita dell'uomo di indagare l'universo, pone all'uomo degli ulteriori perché, delle domande di senso che all'interno del suo metodo scientifico eh, la scienza non riesce a, a cui non riesce a rispondere però diciamo io tenderei a dire eh, a fare una separazione netta per questa metodologica al, eh, eh, oserei dire perché eh, appunto la scienza e la religione hanno due statuti di investigazione completamente diversi diceva appunto Galileo, per citare Galileo, che appunto la Bibbia non ci dice eh, come va il mondo, come va il cielo, anzi, mi diceva, ma come si va in cielo, sono due domande completamente differenti e appunto le domande profonde dell'uomo, il senso delle cose, domande di senso... A queste domande la scienza di fatto non risponde. Professor Battiston, lei ha ehm, appena scritto un libro, ma perché lo cito? Si chiama La Prima Alba del Cosmo. Perché questo libro è proprio a proposito dell'uomo che si mette davanti all'universo è un viaggio in quello che noi conosciamo dell'universo, ma in realtà, alla fine diventa quello di cui parlava adesso Padre Giunti, Un viaggio dell'uomo anche dentro se stesso, un viaggio dell'uomo che guarda questo universo. Questo ci porta anche a, eh, a ragionare, anche in termini forse filosofici, no? La scienza alla fine eh, sconfina anche in, un, in quello che eh, si chiama anche un principio antropico, un parolone che sembra complicato ma in realtà non è così complesso e ci parla di tutto un altro universo che è quello che sta dentro l'uomo, che non è così staccato da quello che sta fuori di noi. Ma diciamo che nel libro io ho cercato di raccontare a coloro che non fanno di mestiere lo scienziato quanto sia bello fare lo scienziato. Um, vi assicuro che chi ha la possibilità di eh, osservare e studiare il cosmo eh, nella sua infinità, nella sua estreme, nell estremità delle sue caratteristiche, nei fenomeni più violenti oppure in quelli più, più diciamo meno violenti, ma più anche eh, che ci circondano. Come la materia oscura, l'energia oscura, è, 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 ha, ha una grandissima opportunità. È, per conto dell'umanità, dell della sua società, va a, a passare eh, il suo tempo meravigliandosi della bellezza di ciò che ci circonda. Vi assicuro che osservare. Il, le, le immagini eh, di, di, pian, di pianeti lontani piuttosto che di nebulose o di, o di pulsar o di quasar e riflettere sull'origine del cosmo ehm, è una delle cose più belle che possa fare un uomo o una donna perché eh, eh, ci porta vicino a qualcosa che non capiamo fino in fondo ma che sappiamo in qualche modo che esiste dalla cui esistenza dipendiamo noi e eh, cioè pone domande ribadisce le domande perenni, ma in eh, qualche modo eh, associandole a una concretezza dell'osservazione e, e, e delle cose meravigliose che ci circondano, che dal punto di vista umano è, è importantissimo. Eh, talvolta, alle prese con la quotidianità della vita, eh, e la, la complessità, la fatica, e, e, e il dolore, le incertezze, di ogni giorno che, passa, che passiamo sulla Terra, non è un caso che diciamo così, no? E non ci, non ci, ci dimentichiamo del nostro posto complessivo nel cosmo, quando osserva, osservandolo attentamente ne traiamo sia un'impressione di piccolezza, ma allo stesso tempo una meraviglia, eh, che il fatto stesso che la possiamo provare ci, ci rende, eh, eh, molto più importanti, molto più ci rende, ci rende migliori, ci fa capire molte più cose, anche se non in modo esplicito, ma quando uno è, a, è, è al contatto di una cosa bella, beh, diventa più bello anche lui. Io chiuderei questo nostro incontro di oggi, ormai siamo agli ultimissimi minuti, eh, proprio eh, tornando, partendo dal lavoro del professor Battistone, tornando a quelle con cui abbiamo aperto del... Papa Emerito, Papa Ratzinger, eh, insieme agli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, questa, uh, questa meraviglia dell'uomo davanti all'universo e questo lavorare della scienza in fondo per un bene comune che fa riscoprire appunto l'uomo se stesso. Uh, padre Giunti e professor Battistone, uh, questa ultima riflessione, quindi non sentiamoci... Piccoli davanti all'universo, qual è il messaggio che ci dà l'universo? Abbiamo parlato tanto di domande, ma proviamo anche a dare una risposta. Qual è la risposta che deve dare l'uomo davanti a questa immensità? Padre Giorgio. Ma di fronte a questa immensità, come ho detto prima, c'è questo sentimento di stupore che accende un sentimento di infinito nell'uomo e questo sentimento di infinito sicuramente lo rimanda a una realtà più grande di lui che è un motore anche dell'investigazione scientifica eh, perché se noi facciamo scienza è anche perché sentiamo questo profondo abbiamo, fa, siamo abitati da questo sentimento di infinito che ci manda avanti altrimenti non faremo scienza e questo sentimento di infinito che ci manda avanti è lo stesso che alcune volte ci può dare delle spiegazioni ai sentimenti, diciamo, al perché del male, al perché delle tragedie, al perché, diciamo, di de... tutta una varia, vasta gamma di, eh, diciamo, di sentimenti eh, che proviamo nella nostra vita. Professor Battiston, la scienza non ha quindi tutte le risposte, c'è un limite tra il quale entra l'uomo e siamo noi i protagonisti. Senza alcun dubbio la scienza uh, guarda uh, ana e analizza ciò che è intorno all'uomo, talvolta anche ciò che è dentro l'uomo, nel senso che poi ci sono le scienze mediche, le scienze psicologiche e, e, e tutto quanto che guardano anche molto profondamente nell'uomo, ma non uh, uh, potrà mai, secondo me, eh, andare a rispondere a quel nocciolo di domande che sono quelle che ci portiamo dietro, tra cui, tra cui questo senso di infinito che probabilmente... Caratterizza la nostra specie rispetto a qualunque altra specie che abbiamo sulla Terra. Vorrei però aggiungere anche un'ultima considerazione: ricordiamoci che avere a che fare con il mondo che ci circonda con un approccio scientifico è anche una grande lezione di umiltà e di, diciamo, uh, rigore. La natura, di nuovo lo dobbiamo questa intu intu intuizione forte a Galileo, eh, è uh, eh, non è né amica né nemica ma è rigorosamente eh, eh, pronta ad essere interrogata, talvolta le sue, i suoi segreti eh, ce, li, ce, li, ce li fa capire con molta fatica, ma è un'enorme scuola di vita perché eh, ci aiuta a, a, a trattare anche altre cose della vita quotidiana con un po' di superbia e un po' maggiore attenzione al rigore della verità. Allora, io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi. Quindi, la prossima volta che potete, approfittatene. Guardate eh, tutti voi che ci state ascoltando. Uscite fuori di notte e stupitevi e meravigliatevi di fronte alla bellezza dell'universo. Iniziate anche voi. Insomma, un percorso interiore che porterà anche a cercare tante risposte. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a Roberto Battistone e a padre Gabriele Gionti. L'appuntamento è per eh, la prossima puntata di Ascoltare, Leggere e Crescere. Grazie di essere stati con noi. うん。<noi. S 2> <music>